Ravenna Calcio, il mister Dodo Giorgetti, dopo l'incontro con l'assessore allo sport Guido Guerrieri, ha tenuto ieri, presso il locale del bar-ristorante Vinvita, un incontro con tifosi e non, per discutere ed esprimere idee e opinioni volte a superare questo delicatissimo periodo. Allora, c'è stato l'incontro con Guerrieri, di cosa avete parlato? No, noi come squadra del Ravenna Calcio abbiamo evidenziato la disponibilità a portare avanti un progetto tecnico, perché solo quello possiamo fare, ci possiamo permettere di fare, e per quanto riguarda i ragazzi del settore giovanile, e continuare la loro attività sportiva. E qual è stata appunto la risposta di Guerrieri? No, Guerrieri sa che ci c'è tanta gente che si sta muovendo per cercare di far sì, dal punto di vista amministrativo, di portare avanti questo progetto, che ci sta mettendo tutta la buona volontà. Speriamo di unire le risorse, la nostra tecnica e quella delle persone che stavano creando, stanno i genitori con delle persone interessate, come l'avvocato Guadagnini, di poter unire la parte amministrativa loro con la parte sportiva nostra, per poi avere tutti un unico obiettivo, che è quello di far giocare i ragazzi e continuare il loro progetto tecnico. Appunto, fare a giocare i ragazzi, alcuni commercianti locali si sono comunque mossi per aiutare Ravenna Calcio, ma questo non durerà all'infinito. La nostra speranza è sicuramente che qualcosa di importante avvenga attraverso delle sponsorizzazioni per portare a termine questo campionato, perché sappiamo che ringraziamo tutti i tifosi che hanno contribuito a mandare avanti il progetto tecnico della prima squadra fino adesso, sapendo che non possiamo sicuramente chiedere a loro l'impossibile, e speriamo che qualcosa avvenga dal punto di vista sia dell'amministrazione che della proprietà e di eventualmente nuovi acquirenti. Stasera c'è l'incontro con i tifosi, qual è il vostro rapporto con gli ultra? Ma direi che questo momento di grande difficoltà dal punto di vista societario ha fatto sì che ci sia stata una grandissima coesione sociale tra squadra e tifoseria e città. Io conosco e vivo questa società di calcio da 20 anni. È una cosa, un entusiasmo del genere, un grande attaccamento alla squadra come in questo momento non mi ricordo di averlo già vissuto. Perciò adesso veramente siamo in tanti, e con tante risorse che sono sia economiche, che possono essere sia economiche sia dal punto di vista della disponibilità. Quindi la squadra, il mister, i ravennati e i tifosi, tutti per dire Forza Ravenna. Sì, per dire forza Ravenna e cercare di centrare questa salvezza, che sarebbe veramente dell'incredibile. Andrea Ianni per Ravenna Web TV.